Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Carlo Saltarelli, vi parla da Cassino, dall'Alta Rete del Lavoro. E questa sera saremo per parlare un'altra ora di storia, storia identitaria, storia napoletana. Però questa sera, come si diceva una volta, andremo al di là del faro. E perché? E perché toccheremo un argomento che già abbiamo toccato altre volte, però ne parleremo con una persona che viene dall'antica Trinacria e che è uno studioso di antichissima, forse ho sbaglio, Vecchia data. di vecchia data, e che ha sempre ricercato con molta attenzione quello che erano i fatti risorgimentali, pre-risorgimentali, peri-risorgimentali, quindi prima e dopo. Però, come il nostro solito, ci facciamo anticipare da un breve video. Niente, fici. Sogno figliera da viniera. E lo piccio te. Ehi! Capitano, cosa ho chiesto? Mamma mia, croce. Abbassate le armi. Stai un po'. Ci ho chiesto. Taccino. Dici che è il figlio della taverniera. Mi scambiò per qualche altro. Non vedo Brigante qua. Il colonnello vuole sapere dove sono i briganti, eh? In sa casa? Non è Tomasi? Non c'è, è a Tavagliere Campicampi. Maggiore, non fate il furbo con me. E non faccio il furbo, colonnello, è il ragazzo che non sa. Adesso vediamo cosa sa e cosa non sa. Come si chiama il nostro re? Vuole sapere come si chiama? Usor re. Un re? Usa, c'è Franceschello. La risposta è sbagliata. Vittorio Emanuele II. Volete farlo voi? No. O devo pensare che siete un impostore? Fatelo in nome del vostro re. Oh, avanti. Avanti. Oh, avanti, ho detto. Avanti, Savoia! Questo video tantissime volte l'avete visto, ed è un video che è tratto dal film Il mio corpo vi seppellirà, che è ambientato in Sicilia, un posto in Italia, le rivolte, le insorgenze siciliane dopo che i Savoia sbarcarono in Sicilia, però non dopo Garibaldi, ma subito dopo quando sbarcarono in Sicilia. E parleremo di un argomento molto importante, il famoso Don Peppino, che arriva in Sicilia, partendo da un libro, che lo faccio vedere subito prima di presentare l'ospite, che è questo.
Anche Garibaldi pagò il pizzo. Che vuol dire? Vuol dire che, come ben sappiamo, l'Italia è nata pagando un pizzo. Ecco, chi ne parliamo? Parliamo con gli autori di questo libro, Ignazio Coppola, che premetto mi ha autorizzato a dargli del tu, e quindi lo chiamerò, sì, Ignazio. Buonasera Ignazio, come stai? Del tu. Come stai? Ma insomma, bene, con il, ripeto, dicevamo poco fa, con i tempi che corrono ce la capiamo. Quando, questo, parliamo subito di questo piccolo libro, che è un libro, è un manualetto, ma devo dire che è una specie di canovaccio per chi volesse cominciare a studiare in maniera seria e importante quegli avvenimenti e non fermarsi soltanto ai fattarelli che noi ben conosciamo. È giusto, Ignazio? Sì, questo è il terzo libro di una, diciamo, di una trilogia. Ne avevo scritto uno precedentemente. Uno, il primo era La Sicilia tradita, la Sicilia tradita dalle sue aspettative. Successivo è stato Il Risorgimento e il Risarcimento, con in prima pagina si vede Garibaldi e la Sicilia incatenata nella copertina. Il Risorgimento, il Risarcimento, del risarcimento di una verità storica che la storiografia ufficiale ci ha sempre negato. Questo è il terzo libro, con specifici personaggi e con una sottolineatura, che è quella che del contributo determinante che la mafia, i picciotti di mafia, diedero al successo della impresa garibaldina. Ti racconto, c'è il famoso boss italo-americano Joe Banana, di Castello, originario di Castellammare del Golfo, nel suo libro autobiografico dice, a pagina 35, quando venne Garibaldi, gli uomini della nostra tradizione, tra virgolette mafia, si schierarono con Garibaldi perché era funzionale ai nostri interessi e ai nostri obiettivi. Questo dice nel libro, mi raccontava mio nonno, che era un famoso mafioso lì a Castellammare. Lo storico Carlo Marino, famoso storico, tra l'altro ha scritto anche tanti libri sulla mafia, nel suo libro Storia della Mafia dice espressamente: Garibaldi, senza l'aiuto determinante della mafia, in Sicilia non avrebbe potuto fare molta strada. Dico, mi pare che è chiaro quello che è il ruolo della mafia, il contributo che diede al successo dell'impresa garibaldina. Quindi si può arrivare anche alla conclusione che quando c'è stato il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, con tanta enfasi, potevano anche invitare la mafia, perché aveva dato il suo contributo al successo. Beh, Ignazio, ci sono due frasi celebri che, a parte questo, poi questo libro di Gio Bonanno, questa biografia, me ne parlo la prima volta, Pino Aprile, che salutiamo. Hai avuto modo di leggerlo? No, però Pino mi disse che si rifiutano di tradurlo in italiano, quel libro. Sì, no, la prima volta. Era il capo gangster di grossa. Ma poi ci sono due frasi importanti, di uomini importanti, che a me mi vengono sempre in mente. Quella di Rocco Chinnici, quando disse che la mafia nasce con l'Unità d'Italia. Sì, sì. E quello di Leonardo Sciascia, che disse: la mafia, lo Stato italiano non può risolvere il problema della mafia, se no altrimenti vuol dire che ha determinato il suo suicidio. No, a proposito di Leonardo Sciascia, lo leggo perché è testuale. Intanto, la parola picciotti nel dizionario della lingua italiana, a cura di Tullio De Mauro, picciotto e ho italianizzato picciotto, è il giovane membro di un'organizzazione mafiosa, ossia il soldato semplice, il grado più basso della struttura in campo militare della criminalità organizzata, mafia, camorra e 'ndrangheta italiane. Tali purtroppo sono oggi e tali erano al tempo dello sbarco dei mille. Ecco di che la genia.
significativo in tal senso quanto testimoniato da Leonardo Sciascia nell'aprile del 1972, quando nelle rievocazioni dell'impresa di Garibaldi si parla di Picciotti, la parola, dice Sciascia, non va intesa nel senso di una gioventù che spontaneamente corre sotto le bandiere garibaldine a combattere contro la tirannide borbonica, ma nel senso di una coscrizione, di un reclutamento operato dalla classe borghese mafiosa e dagli ultimi baroni tra i contadini del feudo. E del resto ancora oggi, continua Sciascia, nel gergo mafioso col termine picciotti si indicano gli esecutori di ordini scellerati. Picciotti furono quelli che della battaglia di Palermo e di Milazzo del 1860 e picciotti quelli che il 16 settembre del 1970 hanno rapito il giornalista Mauro De Mauro. E picciotti erano anche gli esecutori dell'assassino del procuratore Scaglione lo scorso anno. Queste le considerazioni di Sciascia nel 1972. Siamo nel 1972 e il riferimento a De Mauro e a Scaglione è a quell'epoca. Si capisce che non mancarono, continua Sciascia, all'avventura di Garibaldi in Sicilia, prosegue appunto Sciascia nel 72, volontari veri, consapevoli, ma le bande che venivano dalla campagna obbedivano solamente alla volontà dei capi, del tutto ignorando la causa per cui si combatteva e le aspirazioni che si volevano realizzare, le quali aspirazioni della nuova classe dominante dell'economia agricola siciliana, i gabellotti e i loro collaboratori cittadini, si riducevano in fondo ad una cosa sola: che la Sicilia divenisse una colonia agricola del nord, commerciale e industriale. Il che avvenne, e ovviamente una colonia agricola del nord, commerciale e industriale. Il che avvenne e ovviamente non dispiacque alla classe commerciale e industriale del nord, e da ciò con una più accentuata complicità dello Stato italiano nell'affermazione e nel consolidamento della classe borghese mafiosa siciliana. Tanto da fare dire poi, lo ricordavi poco fa tu, Rocco Pinnici, il magistrato ucciso dalla mafia, che la mafia, che già esisteva allo Stato embrionale, si istituzionalizza, si istituzionalizzerà successivamente con l'Unità d'Italia. Queste le valutazioni politico-sociali di Leonardo Sciascia sui picciotti e sulla loro presenza nell'impresa dei mille, ma una testimonianza diretta ed una conferma da quanto sostenuto da Sciascia l'abbiamo da Cesare Abba, il cronista dei mille. Così scrive l'agiografo garibaldino subito dopo lo sbarco: Salemi, 14 maggio, le squadre dei picciotti arrivano da ogni parte, a cavallo, a piedi, a centinaia. E arrivano in parte da ogni parte a cavallo e a piedi a centinaia, una diavoleria. Ho veduto dei montanari armati sino ai denti con certe facce sgherre e certi occhi che paiono bocche di pistole. Tutta questa gente è condotta da gentiluomini a cui ubbidisce devotamente. Ecco chi erano i famosi picciotti che andarono in soccorso di Garibaldi. E quando per esempio Cesare Abba parla che condotto da gentiluomini a cui obbediscono devotamente, si riferiva i primi due che diedero il supporto, diciamo, il contributo dei loro picciotti furono i baroni Sant'Anna di Alcamo, capimafia di Alcamo, e il barone mio omonimo, ma non c'è rapporto di parentela, di discendenza, il barone Coppola. Questi affiancarono Garibaldi nella battaglia di Calatafimi, una battaglia che tu sai è stata una battaglia taroccata, in cui il generale Landi, che era in una situazione favorevole a pianto romano, con 3.000 uomini, e i garibaldini venivano da giù mal armati, mentre gli uomini di Landi, del generale Landi, erano bene armati, e improvvisamente succede che mentre stavano avendo il sopravvento i borbonici,
si sente uno squillo, per cui Landi dava il segnale della ritirata. E qui interviene sempre Saltarelli, interviene sempre lo storico Cesare Abba, che dice, qui è un'autoaccusa, dice: quando pensavamo di avere perso, ci accorgemmo di avere vinto. Lo dicono loro stessi. Sì, sì, vabbè, questa è la cosa, ma certamente Ignazio, in questo periodo di tempo che saremo insieme, per chiedere altre cose, perché ormai di questo è stata fine, ormai lo sanno. Volevo farti questa premessa. La Sicilia, fin dai tempi antichi, è sempre stata, essendo nel centro del Mediterraneo, quindi essendo poi un popolo sempre stato pacifico, che non ha mai voluto, come tutto il regno, invadere nessun altro stato, quindi non era guerrafondaio, ha sempre non ha mai cercato l'indipendenza, ma solo l'autonomia. Cambiavano i regnanti, ma a loro interessava poco essere indipendenti, quindi fare lo stato della Sicilia, fin dai tempi dell'antica Trinacria, ma hanno sempre cercato l'autonomia. Ma la situazione in Sicilia, prima del 1860, nonostante i Borboni avessero fatto tanto, però costretti dopo il congresso di Vienna a fare il regno delle due Sicilie, quindi a unificare sotto una stessa corona due corone, quella napoletana e quella siciliana, pare che comunque, nonostante avessero fatto molto i Borboni, stessero facendo molto dal punto di vista industriale, mercantile e sì, via dicendo, e culturale, non è che erano molto amati in Sicilia. Ci furono delle rivolte importanti, addirittura tre mesi prima dello sbarco di Garibaldi, due mesi prima, con delle repressioni abbastanza forti. Come mai questa cosa? Cioè, ai siciliani, la classe dirigente siciliana è sempre interessato più l'autonomia e non il benessere? Questa è una domanda che mi sono sempre posto. Perché il problema era i baroni, che avevano insofferenza verso il regno delle due Sicilie, perché volevano questo tipo di indipendenza per poter continuare a comandare, a fare come volevano. Il fatto che erano quelli che avevano le squadre dei picciotti, il senso era questo. E praticamente sono stati sempre i baroni con i gabellotti a dettare legge in Sicilia, e la mafia, con quei tempi e con quelle procedure che dicevamo, che prima del 1860 era allo stato embrionale, ma esisteva. Successivamente si istituzionalizza e si crea questo rapporto con lo Stato. Difatti, sino ai nostri giorni c'è questo connubio Stato-mafia. Ah, diciamo, Ignazio, diciamo che la criminalità esisteva ormai un po' in tutta Europa, soprattutto nell'area metropolitana, soltanto che prima erano criminalità organizzate in maniera più o meno efficiente, poi diventano in Italia, dopo l'Unità d'Italia, criminalità economiche, che se devono, è quella la cosa importante. Però sì, il fatto è questo: la Sicilia comunque non è che fosse stata molto riconoscente con i Borboni, che comunque fecero molti investimenti da voi, quello voglio capire. No, magari poi storicamente è apparso che c'era questa sorta di avversione verso i Borboni, ma in effetti non è che sotto i Borboni, per esempio, non c'era. Ignazio, ce la dobbiamo dire tutta, se no non serve a niente. Sì, tutta, te la sto dicendo. Per esempio, sotto i Borboni non c'era la coscrizione obbligatoria, cosa che venne poi con l'Unità d'Italia, e che imposero i piemontesi. La coscrizione obbligatoria fu sette anni, che i figli dei contadini, che prima non facevano il servizio militare, furono costretti a fare il servizio militare. Quindi c'è tutto un sovvertimento della situazione, dello stato sociale in Sicilia, che portò poi a questa rivolta, perché parleremo forse fra poco della
della rivolta del 7 e mezzo. Ma precedentemente, non forse tu non sai, che ce n'è stata un'altra a Castellammare del Golfo, che è quella, la rivolta dei Cutrara, dove, sì, dove perse la vita Angelina Romano. Angelina Romano, e dove furono fucilati degli innocenti dal generale Quintino, ex garibaldino, vedi, tanto per sì, però facciamo una cosa, Ignazio, arriviamoci, sì, arriviamoci per ordine, perché se no non... Sì, no, ma ti voglio dire, con questa versione che c'era o non c'era, ma diventa odio poi nei confronti degli invasori, perché poi Gramsci diceva che non è stata una rivoluzione, ma è stata una conquista regia, quella di tu mi insegni, senza nessuna dichiarazione di guerra, un'invasione, come quella che per esempio hanno fatto i russi in Ucraina. Però sono tutti scandalizzati, nessuno si è mai scandalizzato come i piemontesi hanno invaso senza dichiarazione di guerra uno stato sovrano delle due Sicilie. Vabbè, questo dobbiamo forse sarebbe meglio dire che dopo una settimana erano sbarcati 40.000 uomini in Sicilia, sì, e i 1.000 improvvisamente divennero 40.000. E infatti il Claudio Romano, con cui noi abbiamo fatto una trasmissione, due trasmissioni, cui uno a 1860, Unità d'Italia, che ha fatto un libro, praticamente lui dice, si meraviglia, a parte lui dice che dice cose diverse, però opinabili, però lui ha fatto portando delle documentazioni importanti, però lui dice questo: dopo pochissimo tempo si erano arrivati a quasi 40-50.000 uomini tra riservisti piemontesi e inglesi e mercenari che arrivavano dall'Ungheria. Lui invece si meraviglia come c'era di tutto e di più. Sì, no, ma infatti lui si meraviglia di come non è un problema che vennero sconfitti, e che con questo rapporto di forza, che non era più 20.000 e 1.000, ma era 50.000 e 20.000, ci hanno impiegato così tanto tempo a conquistare l'isola, cioè 3 mesi. Lui ribalta completamente la tesi. Comunque, veniamo al nostro Garibaldi. Claudio, l'unica battaglia che fu combattuta realmente in Sicilia fu quella, la battaglia di Milazzo. Abbiamo parlato quella di Calatafimi, che è stata una farsa, quindi. Ma c'è l'altra farsa, è quella quando i garibaldini entrano a Palermo, lì ha avuto anche un ruolo la NASA, tu hai letto il libro. Poi ne parliamo. Sì. Seguiamo il tuo libro. Sì. Eccolo qua, lo mettiamo a fianco, guarda. Sì. Dimmi. Partiamo dal titolo, pagò il pizzo, questo pizzo innanzitutto. Sì, allora, intanto l'ho preso, lo spunto è stato di un nel 1997 il sostituto procuratore russo, interrogando un mafioso di Marsala, che si era autoaccusato di 34 delitti, un pluriomicidio, si fece raccontare tutto e tutte le ammissioni di questo criminale mafioso. Nel contesto delle confessioni ci mise la ciliegina sulla torta e dice al sostituto procuratore, perché forse si parlava di pizzo, di ricatti, e gli dice che quando venne Garibaldi, sbarcò in Sicilia, anche Garibaldi, mi dicevano vecchi mafiosi, è stata tramandata questa vicenda, che anche Garibaldi pagò il pizzo quando venne in Sicilia, partendo da Marsale per arrivare a Salemi, dove proclamò la dittatura. E Claudio, Salemi era la capitale allora non solo della mafia, aveva dei riferimenti mafiosi, ma in quel momento era la capitale della massoneria, tanto per capirci, è giusto? E quindi
quello che intuitivamente sì, ne deriva è che fu il soldo che Garibaldi pagò ai coordinatori di queste squadre mafiose per arruolarli. Questo era il pizzo che pagò Garibaldi. E quindi da qui ne deriva un po' tutta la preparazione che ci fu prima che arrivasse, partendo da Genova, arrivasse in Sicilia. Perché, e entriamo nel libro, Rosolino Pilo e Giovanni Corrao partono immediatamente prima di Garibaldi, partono sempre da Genova ad aprile, Garibaldi sbarca a maggio, e arrivano a Messina, dove Corrao aveva già dei radicamenti e collegamenti con la... essendo stato in carcere lì a Messina durante subito dopo il 48 e poi percorrono tutta la Santa Grata di Militello, Cefalù, sino ad arrivare a Palermo, e a Piana degli Albanesi c'è un summit di squadre mafiose in cui si preparano si attrezzano in attesa dell'arrivo di Garibaldi, e lì Rosolino Pilo viene nominato il capo di tutte queste squadre. Garibaldi è l'altro che sollecita, e rientriamo nell'altro personaggio del libro, è La Masa, Giuseppe La Masa, il quale era a Genova con Garibaldi e lo sollecita a partire, perché tutto era pronto, perché avevano preparato lo sbarco e quindi quello che doveva essere poi il supporto della mafia e dei picciotti. Questo era il quadro. Quando arrivano, La Masa è insieme a Garibaldi, anzi lo precede e fa il giro di tutti i paesi, raccogliendo squadre di picciotti da aggregare ai mille di Garibaldi. L'altra cosa per cui fu decisivo La Masa, e poi verrà infamato e ingiuriato dagli stessi garibaldini, è il fatto che riesce a Gibilrossa, prima di scendere a Palermo, raccoglie 3.000 volontari e consiglia Garibaldi di scendere subito a Palermo, mentre Sirtori e Bixio lo sconsigliavano, dice ritiriamoci al centro della Sicilia, a Castro Giovanni o Genna, e da lì partiamo per la rivoluzione. E non fu così, fu La Masa decisivo a consigliargli di scendere a Palermo, e fu decisivo per quanto riguarda la scelta, e poi, diciamo, tra virgolette, perché là c'è l'altra sceneggiata del generale Bosco, Claudio, del generale Lanza a Palermo, quale teneva arroccati, quando arrivano i garibaldini, passano tranquillamente lì alla Fonte Ammiraglio, a Porta Termini, perché era sguarnita, la facevano trovare sguarnita. Qua siamo a livello di intelligenza con il nemico. Ma là La Masa sapeva che cosa stava succedendo a Palermo, già sapeva il retroscena di quella vicenda. Sì, sì. Lanza tiene acquartierati i 30.000 uomini che aveva lì acquartierati al Palazzo Reale, mentre i garibaldini si sparsero, diventarono i padroni della città. Erano 3.000 o giù di lì, mentre quelli erano 30.000. L'unica cosa che fece Lanza, bombardò Palermo, e dopodiché una delegazione partì per Napoli per dire che Palermo era bombardata, e il re Galantuomo, perché dobbiamo dirlo, il re Galantuomo Francesco II diede ordine per non spargere sangue, come per non spargere sangue si ritirò da Napoli, tu lo sai meglio di me.
un'altra vicenda, sono vicende un po' complesse. Che, ti voglio dire, no, ma è questa il ed è e quindi il un altro episodio che forse tu non sai, mentre di quest'uomo di là, del generale Lanza, mentre stavano, dopo aver firmato l'armistizio resa, perché fu un armistizio resa, mentre sfilavano per imbarcarsi, un soldato dalla bassa forza gli dice: "Oh, generale, ma guardate quanto siamo, ma per forza ci dobbiamo arrendere", e lui ci fa: "Zitto, ubriacone". Questo era il generale Lanza. Questa fa parte da allora parliamo un po' dei personaggi di questo libro. Sì. Giovanni Corrao e Rosalino Pilo erano garibaldini, sì. Erano mazziniani, che cosa erano e come erano, sono importanti? Erano all'inizio furono protagonisti del 48, poi mandati in esilio. Come dicevo, Corrao fu poi imprigionato a Messina, e Corrao andò pure in esilio, si sono incontrati, se non ricordo male, a Malta, e insieme furono definiti i precursori dei Mille, appunto perché prepararono lo sbarco di Garibaldi, coordinando tutta le squadre dei picciotti. Furono definiti il Castore e Polluce, i Dioscuri del 60, avevano pure questo soprannome, ma si muovevano all'unisono. Molto più colto era Rosolino Pilo, di nobile famiglia, e meno colto e molto grezzo era il generale Corrao. Ma sono stati tutti e due protagonisti di morti misteriose. Loro morirono in morti misteriose. C'è proprio un capitolo che dedichi a questa vicenda. Muore Rosolino Pilo il 21 maggio del 1860, mentre Garibaldi era a Piano Renda lì vicino, e muore in uno scontro con i Borboni a San Martino delle Scale, alla Neviera, che era praticamente verrà colpito, ecco il mistero di questa morte. La tesi ufficiale fu che fu ucciso dai Borboni, ma i Borboni lui li aveva di fronte, mentre fu colpito alla nuca dietro, e quindi era da fuoco amico di chi era alle sue spalle e chi era con lui. E allora si disse che può essere stato uno di questi famosi picciotti focosi, perché erano incontrollabili, lo stesso diceva che non riusciva a controllarli, che lui aveva rimproverato e aveva dato anche un ceffone. Dopodiché succede che riceve questo colpo, e questa è una tesi. L'altra, ancora più però portata avanti dai denigratori di Corrao, che sia stato lo stesso Corrao a farlo fuori perché gli voleva succedere nel comando delle squadre, perché Rosolino Pilo in un summit lì a Piana degli Albanesi, prima che arrivasse Garibaldi, fu nominato capo assoluto delle squadre, e quindi questo era un po' ingelosito e si sentiva lui Corrao. Difatti poi lo sostituirà e seguirà Garibaldi a Palermo. Ma chissà, io leggendo la dinamica di come tu scrivi questo in maniera impeccabile, questa fase, questa vicenda, a me invece viene in mente un'altra cosa, che si erano create già delle correnti, perché c'è un personaggio importante che viene dimenticato, è la Farina era l'uomo di Cavour, di Savoia, sì. E quindi fu costretto ad andare via, perché praticamente fu costretto perché fu cacciato, perché lì si erano create adesso
il movimento mazziniano garibaldino, che forse voleva addirittura pensava di fare la Repubblica, mentre invece la Farina, che era l'uomo di Cavour, difatti, e quindi aspetta, e molto probabilmente sia stata un'esecuzione di una corrente interna di quei soldati che erano legati alla Farina, soprattutto legati quindi a forme massoniche o mafiose che volevano tutt'altro. Ti riferisci alla morte di Rosolino Pilo o a quella di Corrao? Perché Corrao poi diventò il dirigente del Partito d'Azione e degli autonomisti in contrapposizione al partito governativo. E pare bravissimo, che... bravo, no, che torniamo, ecco. Sembrano diversi, ma sono simili. Sì, forse hanno gli stessi mandati. La matrice, sì, poi probabilmente. Quindi gli autonomisti diventano un problema per l'Unità d'Italia. Sì, guarda, il movimento degli autonomisti del Partito d'Azione poi porterà nel 1866 alla rivolta del 7,5, dove praticamente oramai i palermitani si erano accorti di essere stati gabbati da questa liberazione, tra virgolette, che lo Stato italiano ha fatto. Ed è una rivolta popolare, Claudio, che i libri di storia, i nostri libri di storia, quelli della storia ufficiale, della storia ufficiale, ma anche quella scolastica, hanno completamente ignorato. Noi leggiamo nei libri di storia le 5 giornate di Milano, le 10 giornate di Brescia, tutto questo fa storia, ma la vera storia è quella della rivolta del popolo palermitano, dove ci furono migliaia di morti, dove Palermo si dichiarò lo stato d'assedio. Ma guarda, la rivolta del 7,5. La rivolta del 7,5. Aspetta, ci arriviamo dopo. Sì. Sto arrivando perché lo collego con Corrao, perché sarebbe stato lì presente. Poi lo diciamo dopo. Corrao, sì. Quindi, secondo il mio modesto avviso, prende il posto di... Però alla fine loro subisce la stessa fine di Rosolino Pio, fu ammazzato, giustiziato, sì. E secondo me il mandante è lo stesso. Viene ucciso nell'agosto del 1863, mentre tornava da una sua tenuta. C'è una piccola riflessione da fare, che Corrao... era quelli che praticamente mettono la pece nelle navi, non era ricco, improvvisamente si scopre che abbia questa tenuta e veniva dalla tenuta. Qualcuno dice anche che Corrao ha avuto un altro merito, quello di avere contribuito ad arricchire la dotazione di uomini di Garibaldi per l'impresa della conquista di Roma, quando appunto per i fatti di Aspromonte. Fece trovare a Garibaldi al Bosco della Ficuzza, perché era carismatico in effetti, 3.000 uomini volontari che avrebbero seguito, come seguirono Garibaldi in Aspromonte. Ad Aspromonte, quando Cialdini ordinò, Garibaldi aveva dato ordine di non sparare, spararono i bicciotti di Corrao. Poi successe il ferimento di Garibaldi e si dice Corrao scappò con la cassa della spedizione. Ma improvvisamente era diventato possidente e ricco. No, ma poi sì, però sai che cos'è il problema, Ignazio? È che quando ci sono queste morti misteriose fin dall'inizio dell'Unità d'Italia, si mettono sempre in giro dei complotti e delle cose, senza andare a vedere dietro le pieghe. Leggendo attentamente quello che tu hai scritto, invece, però è il mio pensiero che vale meno di zero. Sì. Io invece sono della tesi che si erano creati dei grossi problemi all'interno degli invasori, tra i repubblicani, i rivoluzionari, i mazziniani, i garibaldini e i savoiardi. Sì, sì. E quindi molto probabilmente
che poi continuarono, non è che infatti ci fu l'invasione di Cialdini di Vittorio Emanuele da nord, perché loro giustamente, come dice Angela Pellicciari, giustamente dice: noi abbiamo cacciato i soldi, noi abbiamo buttato i soldi, siamo quasi alla bancarotta per invadere il regno delle due Sicilie e poi voi fate la Repubblica con i soldi nostri. Non è possibile. Allora, per paura che ciò accadesse, invasero in maniera improvvisa il regno. Sì, e quindi ecco che il gioco di la farina. La farina con quelle modalità che dicevo poc'anzi. E la farina invadendo uno stato sovrano come il regno delle due Sicilie. Quindi la farina fu cacciato dai garibaldini, fu costretto ad andare via perché era una persona scomoda, poteva vedere cose che non doveva vedere. Sì. E molto probabilmente in questo ci sta pure la figura di Ippolito Nievo, che molti segreti l'hai preceduto. Ippolito Nievo è quello che era il viceintendente di finanza della spedizione garibaldina e aveva tutte le contabilità e tutto quello che non era soltanto quello, secondo me si era puntato con tutte le sue a punta campanella a Napoli nel Golfo di Napoli, ma lui si era portato secondo me anche altri segreti, perché quindi a questo punto Rosalino Pino e Giovanni Corrao erano diventati dei problemi per la parte savoiarda, per i Savoia, che non potevano più gestire. Era scomodo, Corrao era nel libro io lo dico, come un altro scomodo, per passare al terzo personaggio del libro, era la Masa, il quale fu decisivo in alcune prese di posizione. Aspetta, prima di arrivare alla Masa, sì. Io sto seguendo il tuo libro. Sì. Quel capitolo molto bello, due colpi di Lupara per il generale Picciotto. Sì. Qui mette in evidenza una cosa molto importante. Sì. Come la tecnica della Lupara ormai aveva, aveva preso, che poi guarda caso entrano in gioco pure i carabinieri. Sì, sì. E soprattutto, quelle cose che finivi di dire tu e che dicevamo, è che i carabinieri dietro c'erano, dovevano farlo fuori perché era comodo, tutto qua. Però c'era un altro personaggio che è venuto fuori, che viene fuori, ed è Francesco Crispi. Sì. Guarda caso. Sì. Secondo me ha fatto un doppio gioco. Sì, sì, ma è il personaggio più equivoco che c'è. Nel momento in cui viene insieme a Garibaldi in Sicilia e fa i decreti per la concessione delle terre ai contadini, poi ed è quello che fa sparare poi sui contadini dei fasci siciliani, è un personaggio così squallido anche dal punto di vista, facciamo estramenia, giusto? Dal punto di vista umano, lui, l'unica donna che seguì Garibaldi in Sicilia fu Maria Montmasson, che era la compagna di Crispi. Lo ha seguito e si è sacrificata per lui. Alla fine poi Crispi la lascia, c'era il matrimonio che avevano celebrato a Malta, lui dice che non era valido il matrimonio, la lascia. La Maria Montmasson, Maria Montmasson morirà in miseria e il comune di Roma provvederà a farla seppellire perché non c'erano i soldi per la sepoltura. E il signor Crispi era lì veramente. Crispi, diciamo che un elemento squallido. Trasformismo allo stato puro, perché poi da Garibaldi, personaggio che poi è riuscito anche a diventare primo ministro, quindi diamoci che poi alla regia di tutto c'era sempre l'Inghilterra, che è l'importante, che l'Inghilterra che fosse sparito il regno delle due, doveva sparire il regno delle due Sicilie, quindi l'Inghilterra, Garibaldi, Savoia, non importava niente, il loro obiettivo l'avevano raggiunto. L'Inghilterra e la massoneria,
perché tutto sì, tutto... ma più l'Inghilterra, sì, ma la massoneria sì, però l'operazione massonica. Io la grande mamma, vabbè, ma la perfida Albione è di origine. Ti voglio dire, proprio per riassumere un po' le cose che diciamo e dove oggi siamo arrivati. E la mafia che fu determinante per il successo di Garibaldi in Sicilia, gli aiuti che diedero, la massoneria, tutto il quartier generale di Garibaldi era massone. Garibaldi, Garibaldi era il terzo livello della loggia scozzese. No, viene consacrato di più quando viene a Palermo da Francesco Crispi. Garibaldi, Bixio, Corrao, lo stesso Corrao era massone, Schiaffino, cioè tutto il quartier generale garibaldino era massone. Quindi mafia, massoneria, corruzione, la corruzione del come vabbè, la corruzione come, era lo strumento che serviva, la corruzione, come si vincevano le battaglie corrompendo non i generali, non l'esercito. L'esercito rimase fedele sino alla fine alla monarchia. Perfetto. Fenestrelle ne sa qualche cosa, giusto? E poi massoneria e Camorra. Perché tu mi insegni che quando arriva a Napoli... Sì, il discorso di Camorra... No, fammi finire il concetto. E allora, quello che abbiamo oggi, che cosa è? Mafia, massoneria, camorra e corruzione. Le radici di quello che abbiamo oggi sono quelle da lì vengono la provenienza. O no? Siamo d'accordo? La genesi è quella. Questo io tendevo a dire... Però... È molto più vasto, bisognerebbe cominciare dal 1723 con le costituzioni del padre presbiteriano Anderson. Alla fine sono tutti mezzi funzionali al progetto molto più ampio, ma adesso stiamo in un disegno geopolitico molto particolare, comunque siamo alla resa dei conti in questo periodo. Non mi preoccupo proprio più di parlare di... perché tanto sai che cos'è Ignazio, quando tu sei una persona... normale, fai tesoro delle tue esperienze. Quando sei una persona intelligente, fai tesoro delle esperienze tue e degli altri. Ma quando studi la storia, diventi una persona saggia, nel senso che capendo la storia ti rendi conto del presente e non ti arrabbi più, non ti inquieti più, perché hai il quadro chiaro della cosa. Anche perché poi ti senti impotente. Ne possiamo parlare, ma sono cresciuto, ti racconto, nel mito di Garibaldi, che siamo impotenti per questo. Perché mio padre... Potremmo fare... un elenco enorme da 160 anni ad oggi, anzi dal 1799 ad oggi. Sì, ma è tutta la storia, Ignazio... tutta di quella che ci hanno raccontato. E poi per tornare alla massoneria, il nostro inno è l'inno dei massoni e noi ci vogliamo... lo sappiamo. Senti, parliamo adesso di Giuseppe La Masa, che alla fine era il grande regista di questa situazione. Sì, però poi fu usato e gettato via. È stato forse il più decisivo, perché come ti ricordavo, è stato quello che consigliò Garibaldi a scendere immediatamente da Gibirrossa e occupare Palermo e non seguire il consiglio di Sirtori e Bixio che consigliavano Garibaldi di ritirarsi. E quindi è stato decisivo da questo punto di vista. Poi tra i garibaldini e i picciotti, poi si accesero anche delle dispute. E quando perché i picciotti non rispondevano agli ordini di Garibaldi. Esatto. E quando scesero da Gibirrossa, è arrivato al ponte Ammiraglio, arrivarono quasi a spararsi sia Bixio che La Masa, perché Bixio si voleva fare largo dando frustate perché era un paranoico, come tu sai, ai picciotti, e reagì in questa maniera. La Masa fu decisivo in parecchie cose e aveva il carisma del
che la Masa fu quello che fece trovare a Garibaldi, accampati a Gibirossa, 3.000 volontari, quindi non pochi, forse più di quello che fecero dal punto di vista all'inizio del contributo che diedero sia Rosolino Pilo che Giovanni Cornau. E quindi ha avuto dei grandi meriti. Che cosa succede? Che la Masa, in effetti, con questo suo protagonismo, col fatto dei picciotti, rubava la scena a Garibaldi e ai suoi, perché l'impresa doveva essere solo garibaldina, altri non ci dovevano mettere mano. E quindi lo hanno cominciato a dileggiare, offendere, dicendo che per esempio nella battaglia di Calatafimi lui aveva fatto finta per paura di svenire, la stessa cosa era successo al Portammiraglio, e quindi questo, e lui ne soffrì molto poi successivamente la Masa di questo trattamento. Difatti il titolo del capitolo è se tu usa e getta. Prima lo usarono e poi lo buttarono via. Vabbè, come molti di quelle persone, di quelle vicende drammatiche, convulse, sì, che poi sì. non dobbiamo dimenticare che tutto fu fatto in velocissimo tempo, perché ogni minuto che si perdeva poteva fallire quella spedizione, perché se falliva quella spedizione sarebbe saltato tutto nell'aria, sia gli inglesi sì. E sia, ma soprattutto per i Savoia, che avrebbero avuto la bancarotta. Quindi doveva andare velocissimi. Ma poi tante altre cose, Garibaldi che arriva a Palermo e saccheggia il Banco di Sicilia, 5 milioni di ducati d'oro, la stessa cosa, come tu sai, farà a Napoli, davvero Predone qual era, e poi i Savoia per restituire a quello che avevano tolto, il mal tolto, a Francesco II, gli dissero, dice, se tu rinunzi al regno noi ti restituiamo. E Francesco II, uomo di grande dignità, disse, la mia dignità non è in vendita. È storia questa, no? E come no, è storia, va bene Francesco. È la storia però, Claudio, che non ci hanno mai raccontato, porco d'un cane. Sì, lo sappiamo. Finendo di dire, io da piccolo ero cresciuto al culto di Garibaldi. Ma tutti siamo cresciuti così, il problema è che noi stiamo facendo... E poi un giorno mi sono chiesto, ma come fanno 1.000 a sconfiggere una Lo so, ma noi stiamo facendo questo. E di là mi sono sentito, ripeto, tutto qua. Si ritrovarono intorno tra i 40 e i 50.000 uomini in poco tempo in Sicilia, stai tranquillo. Benedetto Croce, che certamente tutto è tranne che un borbonico. Fu fatta una spallata molto vigorosa, se no il regno non crollava, quindi fu una commistione terribile tra corruzione e tante forze in campo che volevano la cancellazione del regno. Adesso facciamo una cosa, questa è la storia che... E invece adesso passiamo a quelle due eccidie, quelle due tragedie, quella di Castellammare del Golfo, giusto? Quella di Angeliano Romano, e poi chiudiamo con lo 7,5. Dici tutte e due, dai. Quella, intanto a Castellammare succede questa rivolta, è dovuta al problema della renditenza alla leva, dell'obbligatorietà della leva, quella cosa che ti dicevo io, che prima con i Borbone non c'era il servizio militare obbligatorio. E i figli dei contadini, degli artigiani lavoravano, e questo il fatto che viene imposto questo servizio militare obbligatorio diede un colpo, un forte colpo all'economia di tutta questa gente. La rivolta avviene il primo di gennaio del 1862. Scendono con le bandiere rosse, gridando viva Francesco II, al corso, e praticamente danno l'assalto al responsabile, era un certo Borruso, del servizio di leva.
viene ucciso. Successivamente arrivano, sbarcano a Castellammare, perché allora strade non ce n'erano, evidentemente arrivano da Palermo con le navi, e il generale Quintino, il quale opera una rappresaglia uccidendo Angelina Romano, una bambina, mettendola al muro e fucilandola, come tu ben sai. Di recente a Castellammare gli hanno poi dedicato una strada. Io mi sono interessato anche di questa cosa, parlandone col sindaco a suo tempo. La stessa cosa credo che abbiano fatto a Gaeta con Manciano. Hanno fatto a Ponte Adolfo con Cetta Biondi, poi piazzetta, sì, piazza, sì, di Cetta Biondi. Sì, e poi e quindi c'è questa, vengono massacrati, c'era un prete. Questa era la rappresaglia che fecero senza passare di processi. Questa è la rivolta dei Cutrara, che era una lotta che c'era tra la fazione borbonica e quella liberale governativa. Quella, la più sanguinosa, è quella che ci siamo ripromessi di raccontare, che è quella del 7 e mezzo. Una rivolta dove ci furono 30.000 palermitani sulle strade, sulle barricate, contro 40.000, perché praticamente vengono fatti sbarcare in ondate successive. Palermo è posta in stato d'assedio dal generale Raffaele Cadorna, padre di quel Luigi della disfatta di Caporetto, questi famosi generali, che pone... E al grido di viva Santa Rosalia, viva la Repubblica, viva Francesco II, erano socialisti, artigiani, 30.000 per le strade. E vengono... Ma pure gridando Francesco II, o i Borboni erano stati dimenticati? Sì, no, erano tutti, compreso i mafiosi, sta attento, perché dopo 6 anni... si erano accorti dove erano caduti, in che mani erano cadute. Questo era andare. E mentre a Castellammare era il problema della renitenza alla leva, a Palermo, ti ripeto, è una rivolta che è completamente ignorata dal sorveglio ufficiale, e questa rivolta fu dovuta all'applicazione della legge Siccardi, cioè della confisca dei beni religiosi, che a Palermo dava sostentamento a più di 10.000 famiglie con tutto quello che ne conseguiva, e hanno confiscato tutti i beni religiosi, se ne sono appropriati facendo caserme, e quindi questa fu una rivolta spontanea di un popolo soffocata nel sangue, ma la storia non ne parla. Questo è il punto. Poi riescono ad avere il sopravvento, ci saranno processi, e Palermo resterà per un bel po' di tempo in stato d'assedio. Quindi questa era come come i liberatori trattarono i liberati. Quindi non terminò all'improvviso quella rivolta, fu veramente soppressa dall'esercito. Sì, soppressa. Guarda che arrivarono 40.000 erano tra fanti, bersaglieri, marinai, e venivano a prendersi la rivincita della sconfitta che avevano subito a Lissa. Siamo nel 1866, 2 mesi prima erano stati sconfitti i savoiardi a Lissa dagli austriaci, come tu ben sai. Quindi questi erano, ti stavo dicendo, a proposito della rivolta di Castellammare, in Sicilia non ci fu il brigantaggio inteso come nelle altre parti del meridione. No, non ci fu, no. No, fu il brigantaggio, fu dovuto alla renitenza di leva, e la gente che non voleva fare il militare, quindi si buttavano la macchia. Questo fu il tipo di brigantaggio in Sicilia. Mentre nelle altre parti d'Italia, e tu sai meglio di me,
che la lotta al brigantaggio costò tante, tante più vittime di tutta la guerra d'indipendenza messa insieme. Sì, lasciamo perdere, furono impiegati 120.000 uomini dell'esercito, più le guardie nazionali, vabbè, lo sappiamo. La Cialdini, la Marmora e via di seguito. Poi comunque questi tumulti siciliani non terminarono con la rivolta a 7:30, perché poi arriviamo ai fasci siciliani, alle vicende Notarbartolo. Ci sono i fasci siciliani di quel famoso Crispi di cui parlavamo poc'anzi, che aveva promesso le terre ai contadini quando venne con Garibaldi e successivamente fece sparare e massacrare i contadini siciliani. Questo era l'ex Francesco Crispi. Sì, sia Garibaldi che Bizzo e Crispi usavano la tecnica di Lutero. No, Lutero pure disse che i contadini dovevano prendersi la terra, dovevano essere ai vertici della nazione, di una nuova nazione. E poi nella rivoluzione, nella rivolta dei cavalieri, nella rivolta dei principi, che furono miseramente maciullati e ammazzati e subirono un eccidio terribile i contadini, Lutero disse che invece era giusto che accadesse questo, insomma, e la stessa tecnica fu fatta da Garibaldi nella sua spedizione, promise tante cose di cui Bronte è l'esempio più fulgido, no? Sì, e lì quella di Bronte è non solo a Bronte, perché poi ci furono tanti paesi lì del Catanese e con messi in stati d'assedio dal signor Bixio. Oltre che Bronte, i paesi vicinori lì del Catanese, tutti questi non erano i liberatori, erano i conquistatori, quelli che ridussero questa terra, il nostro sud e la Sicilia, colonia, e tuttora siamo ancora colonia. E aspettiamo che venga l'autonomia differenziata, è giusto? Guarda Ignazio, io non mi accaloro proprio per questo problema, sai perché? Se questo paese è nato anche perché se nasce la questione meridionale per risolvere la questione settentrionale, vuol dire che è un paese che non può cambiare se non in maniera diversa e direi rivoluzionaria, perché non risolveranno mai la questione meridionale per far nascere quella settentrionale. Io sto qui, aspetto gli eventi, ricordo la mia, sono un napoletano. Sono un po' come i greci, capite? Non ha importanza, fate quello che volete, tanto sinceramente la mia anima non la prendete, quello che vuole Dio ci prendiamo. Mi sento sinceramente napoletano, anche perché mia nuora è napoletana. No, napolitano è l'abitante del regno di Napoli. Sì, ma io sono napoletano. Napoli per sentimento, quindi napoletani. I napoletani sono abbianti del regno, napoletani e siciliani, come dire palermitani e siciliani, no? La stessa cosa. Sì. Quindi, senti, ma secondo te Garibaldi è stato uno sconfitto o è stato un protagonista di questa drammatica vicenda? Perché ci sta pure c'è chi dice che è uno sconfitto di questa vicenda. Tu che la pensi? Ma lui alla fine si è reso conto della... in una lettera, forse tu lo sai, alla Cairoli, lo sappiamo, ma secondo te ti dice: se dovessi ripercorrere le strade della Sicilia, i siciliani mi prenderebbero a sassate. Ho capito, ma questo lo sappiamo, Ignazio. Sai, del 1866. Sì, il problema sai qual è, Ignazio? Che Garibaldi cambiava opinione molto spesso, come Mazzini, scriveva, ma secondo te è uno sconfitto della storia o è un protagonista della nostra morte? No, è un protagonista della nostra morte, perché meno male. No, ma sarà uno sconfitto della storia, perché i tribunali della storia alla fine lo giudicheranno e lo condanneranno. Siamo d'accordo. Perché tu sai, perché pure in Sicilia ci sta questa, c'è una separazione, perché capire la Sicilia non è semplice, pure in queste insorgenze tra autonomia, autonomisti che poi si rifanno fino al bandito Giuliano. Non me ne parlare, cioè, qui c'è una divisione terribile. Infatti io non sono molto convinto che sia borbonica la Sicilia, te lo dico sinceramente. La Sicilia non farà, non vedrà mai luce, non farà mai strada.
perché i siciliani sono ci sono qualche 35 movimenti autonomisti, separatisti, che non si mettono mai d'accordo. E quindi c'è speranza? No. Ma questo è la tecnica di chi comanda, divide e impera. Sì, ma ma la storia è anche un po' complicata. Senti, abbiamo fatto una bella chiacchierata. Mi hai anticipato la domanda finale, quindi, però l'importante è essere vivi. Sai che cos'è? L'importante è essere vivi, anche se divisi, perché pure noi abbiamo la stessa cosa. Ma a me non interessa la divisione, non mi interessa. L'importante è che c'è questa fungaia sotto la foresta che caccia funghi tutti i giorni. È sempre più vivo. Anzi, pure le associazioni credo che abbiano fatto il loro tempo, perché sta nascendo così, tutti in maniera così spontanea, tante di quel sottobosco che non lo controlli. Infatti, sì, molte associazioni sono nate anche per buttare tutto in un binario morto, ma non ci riescono, perché ogni giorno nasce qualcosa, la gente cominciano tanti fenomeni incontrollati, e della cosa migliore. Claudio, comunque, Ignazio, quello che ci conforta, però, consentimi di dirtelo, è non nella revisione storica, la storia che pian piano cominciamo a scoprire, e ognuno di noi ha dato un consistente è un fiume carsico che è uscito fuori, non lo puoi più tenere, ma esatto. Non lo possono nemmeno controllare le associazioni, la gente non lo possono più, quando parla di Garibaldi non ne parla più in maniera entusiastica, è già un successo. No, assolutamente, è giusto. Comunque, io ti lascio una frase di Pirandello, sì, che definì, pure Verga fu un altro pentito di quello che accadde dopo. Pirandello definì l'Italia la bancarotta patriottica. Sì. Esatto. Vuoi salutarci con un'ultima cosa o ci salutiamo qua? No, ma non abbiamo fatto una bella chiacchierata, abbiamo costruito parecchie verità che la storia si è sempre negato, non solo la storiografia ufficiale, ma quella scolastica soprattutto, perché è lì che fanno presa e i giovani non sanno veramente qual è la storia di questo paese. Io, Ignazio, ti ringrazio, ti lascio dicendo che ci sarà la seconda parte di questo video, il primo l'hai apprezzato, di questo video, di questo film che è siciliano, di cui nessuno lo conosceva, l'ho trovato per puro caso grazie a Rino Camilleri, e sono riuscito a trovare questo film che spesso taglio, uso come clip per le nostre trasmissioni. Ti ringrazio. Ci siamo fatti una bella chiacchierata, una bella discussione. L'importante è che sei stato bene con noi e noi ti ringraziamo per questo. Questo senz'altro. E ci risentiamo con molto piacere. Grazie. Un abbraccio forte. Ciao. Ciao. Avanti. Avanti Savoia! Oh. Avanti! Avanti! Avanti Savoia! Sparate! Ci sono varianti qua.